Buongiorno cari amici, questa volta da Bruxelles, non ci andiamo da mesi a Strasburgo, però stiamo cercando di tornare a una vita parlamentare normale, se si può dire così, in questi tempi di Covid. Abbiamo avuto adesso 3 giorni di riunione plenaria, dove abbiamo preso anche decisioni importanti. Ci siamo incontrati con la Presidente della Commissione von der Leyen per parlare chiaramente del fondo di ricovero dopo Covid, la suddivisione del fondo e su come il fondo deve essere gestito. Poi abbiamo avuto un dibattito importante sul razzismo in Europa dopo la morte di George Floyd negli Stati Uniti d'America. Due decisioni, due risoluzioni importanti abbiamo votato qui questa settimana, una sul turismo, argomento di particolare importanza anche per noi nelle zone alpine, e una sui diritti e sulla situazione dei lavoratori stagionali. Abbiamo visto proprio in questa fase di Covid quanto sono importanti per alcuni settori, penso all'agricoltura, penso al turismo, penso anche al settore sanitario, i lavoratori stagionali. Ma bisogna vedere dall'altro punto di vista anche la situazione di questi lavoratori stessi, che soprattutto in tempi di Covid sono stati esposti a diverse difficoltà, non potevano viaggiare, anche i diritti degli operai, dei lavoratori non era sempre assicurato. E poi abbiamo preso una decisione importante per noi, per la nostra zona. Ci ricordiamo tutti la terribile tempesta dell'anno scorso, dell'autunno dell'anno scorso, dove avevamo danni ingenti nelle zone alpine, anche a Venezia, tra l'altro con l'acqua alta. Abbiamo chiesto l'attivazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea e adesso abbiamo votato un finanziamento di 279 milioni di euro dal fondo, dei quali 271 milioni, quindi quasi tutto il fondo, o questo pagamento va all'Italia, che questi 271 milioni poi dovranno essere suddivisi tra le regioni che sono state colpite da questa tempesta. Questo è un ulteriore segnale che anche in questi momenti difficili per le regioni e soprattutto per la gente che ci vive, l'Unione Europea c'è. Buongiorno a tutti.